Claudio Lauretta, tale quale show, ma che sorpresa, avevi già bazzicato da queste parti. Sì, diciamo che ero dall'altra parte della barricata, praticamente insieme a Loretta, Giorgio e Cristiano facevo il giudice nelle vesti di Vittorio Sgarbi e anche di della Platina, è vero tesori? Insomma, da giudice a giudicato, eccomi qua. Un bel salto, ma forse ti divertirai di più anche. Ma credo proprio di sì, anche perché qui c'è tutta una preparazione, abbiamo i coach, Antonio Mezzancella, Maria Grazia, la Dada, Manuela Aureli, quindi siamo colleghi, ci stimiamo tantissimo e ognuno di loro può apportare veramente dei consigli che sono giusti per fare il personaggio tale e quale. Ma anche a un imitatore famoso, celeberrimo, applaudito, radiofonico come te? Credo proprio di sì, perché noi imitatori alla fine il personaggio ce lo creiamo nella nostra testa, poi a ogni personaggio mettiamo il cappello, no? Come si dice, quando il personaggio è tuo te lo gestisci un po' tu, poi però da fuori c'è quello che può dare un giudizio critico e dire forse è meglio che questo non lo dici, questo lo fai più su, più basso, insomma c'è un aggiustamento. Secondo noi sei un po' avvantaggiato rispetto agli altri, che dici tu? Allora, molti dicono questa cosa, io invece credo che sarò massacrato, perché poi in definitiva, oltre a sapere imitare, bisogna sapere anche cantare. E noi quando facciamo gli spettacoli dove io imito i cantanti, non canto tutta la canzone, faccio sempre i 20-30 secondi, la strofetta, il ritornello. Tipo? Non lo so, quando non so, faccio Renato Zero per dire così, sai, mi vendo, non dimenticatevi, sai, fai la parodia, invece qua no, bisogna essere tali e quali, non puoi sbragare tesoro. Grazie mille, allora buon divertimento e in bocca al lupo. Grazie, seguiteci, sarà una grande edizione. Parola d'ordine di Carlo Conti, lo sapete qual è? Divertirsi. Un grande saluto agli amici di Spettacolo Mania da Claudio Lauretta.